Sull'altro social siete stati molti a segnalarmi questo articolo. Cosa è successo? Una donna australiana di 64 anni nel gennaio del 2021 è stata ricoverata con dolori addominali, diarrea, tosse secca e sudorazione notturna. All'ATC mostrava multiple opacità polmonari e lesioni epatiche. Fu fatta una diagnosi di polmonite eosinofila di origine sconosciuta e sottoposta a trattamento immunosoppressivo. In un periodo di 3 mesi del 2022 si sono presentati vuoti di memoria e un peggioramento di una depressione che le era già stata diagnosticata. A seguito di una risonanza magnetica cerebrale che ha evidenziato una lesione di 1 cm nel lobo frontale, è stata quindi eseguita una biopsia a cielo aperto, grazie alla quale è stato estratto ancora vivo e mobile un verme di 8 cm di lunghezza, che è stato successivamente identificato come una larva di Ophidascaris robertsi. Si tratta di un nematode parassita di pitoni della specie Morelia spilota, che è l'ospite definitivo, mentre gli ospiti intermedi sono piccoli mammiferi e marsupiali. E questo è il primo caso noto al mondo di essere umano infettato da Ophidascaris robertsi. Ma come si è potuta infettare con un parassita dei serpenti? A quanto pare la signora vive nei pressi di un lago in cui sono presenti questi pitoni e lei era solita andare a raccogliere la verdura sulle sue rive. È verosimile che abbia inavvertitamente ingerito l'uovo dopo aver mal lavato o mangiato cruda proprio quella verdura, ma gli autori non escludono che possa averle ingerite tramite le sue mani o attrezzature da cucina contaminata. La cosa particolare però sembrerebbe la posizione della larva nel cervello. Dico particolare perché la posizione nel cervello di questo nematode non era mai stata registrata prima. Normalmente nei suoi ospiti tipici questo nematode è un parassita viscerale. Tuttavia l'immunosoppressione potrebbe aver giocato un ruolo nella sua migrazione verso il sistema nervoso. Inoltre, precedenti studi sperimentali hanno mostrato che non è presente nessuno sviluppo larvale negli animali domestici, mentre è stata trovata una crescita larvale più limitata negli uccelli e nei mammiferi che non sono gli ospiti usuali. È comunque possibile che le larve di questo parassita abbiano una specificità, almeno per quanto riguarda l'ospite intermedio, più bassa di quanto si credesse. Ad ogni modo, ricordatevi di lavare bene frutta e verdura quando le mangiate crude, perché i parassiti non si trovano solo nel pesce e nella carne. Mi raccomando. Per quanto riguarda la signora invece, dopo l'estrazione del verme e la successiva terapia antielmintica si è ripresa e le lesioni polmonari ed epatiche si sono risolte. I sintomi neuropsichiatrici invece sono migliorati ma non scomparsi.